Cercherò di fare le cose molto semplici che possiate capire, no? Senza entrare troppo nei dettagli. In rete c'è tanta cosa, c'è anche tanta spazzatura. Io ho cercato di fare da aggregatore, semplicemente perché occupandomi di forensics ho bisogno di avere delle risposte immediate, no? Non ho la possibilità di studiarmi una problematica specifica, ho bisogno più che altro un workaround. È criptato, perfetto, che cosa devo fare? Ho queste possibilità, bene. Chiaramente, per sapere che workaround devo utilizzare, devo conoscere un minimo della criptazione, c'è poco da fare. Allora, se passiamo infatti ai tipi di criptazione, ce ne sono due. Allora, inizialmente, quando siamo partiti con Android ed è uscita la criptazione, stiamo parlando della prima versione 4, avevamo una criptazione molto semplice che si poteva, da un certo punto di vista, attaccare facendo un dump fisico del dispositivo e andando a recuperare il codice che oscura la chiave utilizzata per la criptazione. Ovvero, nel mondo dei dati criptati, tutti i dati vengono criptati con una chiave molto lunga, 128-256. Questa chiave viene scritta all'interno della partizione in un punto specifico e poi deve essere recuperata. È una chiave simmetrica, naturalmente, perché noi criptiamo e decriptiamo. C'è poco da fare. Il problema qual è? Che quella chiave non la posso scrivere in chiaro, la devo scrivere offuscata. E cosa devo fare per offuscarla? Devo utilizzare un codice che qualcuno mi deve dare, che non può essere scritto all'interno del dispositivo, altrimenti lo si va a recuperare all'interno del dispositivo. Deve essere il codice PIN o una password, giusto? Il codice dell'utente che decide di mettere una protezione sul suo dispositivo. È chiaro che questo codice quanti caratteri può avere? Di solito 4, 6, andiamo anche oltre, ma di solito è 4, quindi facendo un dump della partizione fisica noi sappiamo dove abbiamo la chiave di criptazione, sappiamo che quella chiave è stata offuscata con sicuramente un codice di 4, al massimo 5 valori, di solito sono tutti numeri, in un paio d'ore riusciamo a fare un brute force e otteniamo la bellissima chiave da 128 bit deoffuscata, che è quella che ci consente di recuperare tutto il contenuto all'interno del telefono. Questa era la criptazione fino a qualche tempo fa. Poi, siccome l'iPhone stava andando su un'altra strada abbastanza lanciata, hanno detto dobbiamo legare in qualche maniera il dispositivo al meccanismo di criptazione. Perché l'idea qual è? Se io faccio un dump fisico, posso utilizzare un super mega calcolatore all'esterno per poter fare il brute force attack. Se però io mi lego in qualche maniera all'hardware del sistema, introduco una variante in più. Perché? Perché prima devo riuscire a recuperare quell'informazione che sta all'interno dell'hardware del sistema. Ed è quello che sostanzialmente porta avanti l'iPhone dalla versione 3S, sostanzialmente. Quindi si sono inventati, anche nell'ambito di Android, un meccanismo per poter legare l'offuscamento di quella famosa chiave da 128 bit, che viene scritta nella partizione offuscata, anche all'hardware. E che come? In che modo? E se ne sono inventati un paio, che adesso andremo naturalmente a vedere. Quindi questo è il primo tipo di criptazione che vi sto parlando, è un tipo di criptazione a livello di blocco. Voi accendete il telefonino, la prima cosa che fa il telefonino vi chiede il codice. Se qualcuno di voi si è accorto che una volta quando accendeva il suo Android gli chiedeva subito il codice, ma adesso non glielo chiede più, glielo chiede verso la fine. Cosa è successo? Hanno cambiato il meccanismo di criptazione. Sono passati da un meccanismo di criptazione basato sul blocco, quindi su tutti i dati contenuti all'interno della memoria di Android, ad un meccanismo di file, che è lo stesso meccanismo, lo stesso. L'idea è la stessa che utilizza
iOS con, all'interno degli, degli Apple. C'è molta documentazione sul primo tipo, che si chiama Full Disk Encryption. C'è poca documentazione sul Fail-Based Encryption, questo nuovo metodo, e quella che c'è è abbastanza volatile, c'è un po' di confusione. Ho cercato di riportarvi su queste quattro slide che ho fatto i concetti principali. Andiamo avanti, grazie. Allora, per quanto riguarda la Full Disk Encryption, che sostanzialmente ve l'ho spiegata adesso, stiamo parlando sempre della partizione dati. All'interno del telefono Android ha diverse partizioni. E soltanto la partizione data viene criptata. E qualcuno può dire, vabbè, cosa cambia? È una cosa molto interessante, perché se la partizione dati non viene criptata, se io vado a riflashare la partizione del sistema operativo, non perdo i miei dati. Uno può dire, perché fare questo? Lo vedremo. La partizione data, con il primo meccanismo, viene criptata a livello di blocco e c'è una chiave, abbiamo detto una chiave a 128 bit, che si chiama DEC, che viene utilizzata per criptare tutta quanta la partizione. Quella chiave, naturalmente, deve essere recuperata dal sistema operativo e quindi viene deoffuscata nel momento in cui c'è il bisogno. Ok? Aspetta che facciamo uno zoom sui pezzi chiavi. La famosa chiave di criptazione è una chiave che è, e questo è importante, random. Ok? Ok, ce l'abbiamo fatta. La chiave è random, e questo è molto importante, perché uno dice, ah, ma questa chiave qui come vengono prodotte? No, la chiave di criptazione è random, poi viene offuscata con una serie di meccanismi. E ne hanno, ci sono diversi modi per chiamare questi tipi di chiavi di criptazione. C'è chi la chiama DEC, c'è chi la chiama Master Key. Sappiate soltanto che è una chiave che viene scritta all'interno di un particolare settore di memoria di Android che si chiama CryptoFolder, e lì c'è scritta in maniera offuscata questa bellissima password che poi viene recuperata, deoffuscata e viene utilizzata per poter effettuare la decriptazione del sistema operativo. L'offuscamento, che è la cosa che ci interessa di più, nei primi sistemi si utilizzava soltanto il codice PIN, quindi un codice ad esempio 4, no? Veniva utilizzato per, con un protocollo, veniva utilizzato per criptare la DEC. Cosa si faceva a livello forense? Si faceva un bel dump fisico, se c'era la possibilità di farlo. Per fare il dump fisico bisognava che il bootloader fosse sbloccato. Una volta era semplice sbloccare il bootloader, adesso è un po' più complicato, dipende molto dal sistema operativo. Alcuni fanno in modo che se voi sbloccate il bootloader i dati vengono criptati, ma non lasciatevi ingannare, perché in realtà se voi avete il codice di accesso e entrate all'interno del telefono, lui vi fa fare lo sblocco del bootloader e non fa nessun wiping. Ve lo dico perché c'è sempre la paura, ha toccato qualcosa, quello wipa. No, neanche se sbagliate un 30-40 volte il codice PIN o il passcode o quello che è su un Android, non wipa. Se wipa vi dà un allarme e vi dice la prossima volta che lo fai sei morto, ok? Un iOS invece il discorso con l'iPhone è leggermente diverso. Va bene, allora, fino a qualche tempo fa quindi eravamo a posto, poi che cosa hanno detto? No? Dobbiamo fare in modo di legare il deoffuscamento di questa famosa chiave con qualcosa a livello hardware. Quindi a livello hardware ci deve essere un'informazione che ci viene data per il deoffuscamento. Che cosa si sono inventati? Facciamo in modo che all'interno del sistema ci sia un pezzettino, un qualcosa a parte, un mondo a parte, no? Che qualcun altro aveva già inventato, che ci dà quell'informazione che ci serve. Ovvero, cerchiamo un ambiente trusted, no? Quindi un processore che può essere fisico o virtualizzato, con un suo sistema operativo che non si può aggiornare, quindi nessuno ha accesso dall'esterno, che espone una serie di API, voi andate a interrogare quelle API e lui vi restituisce quello che vi interessa, vi fa una serie di calcoli e vi può fornire effettivamente la chiave di deoffuscamento. Quella chiave insieme al codice PIN poi
viene utilizzata per recuperare la DEC. Questo meccanismo è molto interessante perché mi lego all'hardware. Quindi che cosa significa? Significa che se io faccio un dump fisico del mio sistema, mi metto sul mio computer e magari so anche il codice PIN, non riuscirò mai a fare una decriptazione della partizione perché mi manca questa ulteriore chiave. E questa chiave sta tecnicamente all'interno del dispositivo e, in teoria, non potrei estrarla, tranne in qualche caso, su un particolare tipo di processori che nessuno conosce, i Qualcomm, i quali, una famiglia di questi, avevano un piccolo problema per cui, se messi in debug, riuscivano a fornire questa simpatica chiave. Quindi le vie di accesso ai sistemi sono infinite, bisogna avere soltanto pazienza e aspettare un attimo di trovare il bug giusto. Questa modalità è molto interessante. Cos'è questo ambiente, diciamo, trastato, che già è uscito su Android, sull'iPhone da anni fa, già con la versione 5? È un ambiente virtualizzato o anche un ambiente fisico a parte, dove le applicazioni che stanno all'interno vengono definite trust, cioè compiono delle operazioni, vengono avviate all'inizio, quando parte il sistema, e non possono essere, tra virgolette, rilanciate. Quindi non c'è la possibilità, secondo gli sviluppatori, di poter modificarle e poi farle ripartire. Nascono quando si parte il sistema operativo e muoiono quando il sistema operativo viene spento. Questo è un ambiente TIE e quella chiave in più che viene utilizzata per decriptare la DEC si chiama TIK, okay? Che sta all'interno di questa famigerata DEC, sta all'interno di questa crypto folder. Questo sostanzialmente è il primo modo di criptazione degli Android che utilizzano la criptazione a livello di blocco. Ok, andiamo avanti. Questa sostanzialmente è la slide che vi fa capire un po' come funziona il nostro meccanismo. Quell'area non criptata è il pezzettino della partizione utente che contiene, è visibile, non è criptata nel senso che non c'è un offuscamento esterno, ma dentro i dati comunque sono criptati. C'è la DEC criptata, il famoso SAT, una stringa che viene utilizzata per evitare gli attacchi con le tabelle di Rainbow, ma comunque non è una cosa che interessa più di tanto. E dentro c'è la famosa T-key, nel senso che anche questa famosa chiave hardware in realtà è scritta da qualche parte, no? Ed è scritta proprio in quella partizione lì. Soltanto per poterla recuperare, siccome è una copia RSA, vuol dire che c'è chiave pubblica e chiave privata. La chiave pubblica è scritta lì, la chiave privata è lì, la chiave pubblica è qui e in realtà soltanto quell'ambiente trastato consente di poter recuperare in maniera deoffuscata la chiave privata, ovvero la TK. Ok? Quindi una volta che avete recuperato quella siete a posto. Infatti qui c'è tutto il giochino, no? Ci infilo dentro il mio codice la chiave, trovo una chiave intermedia e alla fine ottengo la chiave che interessa a me. Quella rimane in memoria. Purtroppo il dump della memoria dell'Android si fa un po' fatica a fare così. Ok, andiamo avanti. Sì, il T non aggiungo altro, un ambiente trastato. Volevo andare un attimo ancora avanti ancora un po', no? Perché andiamo ancora avanti. Volevo passare alla cosa più importante. Ancora un altro, grazie. Questo ne abbiamo già parlato, andiamo avanti ancora un po'. Perfetto, gli attacchi, no? Perché alla fin fine abbiamo parlato di chiavi, abbiamo parlato di tutto questo, ma a uno interessa, ok, ma quindi cosa facciamo? Quali sono le possibilità di attacchi? Allora, guardando in internet di attacchi ne trovate milioni. Cioè chi si inventa qualsiasi tipo di attacco, qualsiasi tipo di tipologia, però cerchiamo sempre di rimanere agganciati alla realtà. E incominciamo a descrivere chi è l'esperto forense. L'esperto forense è uno in cui ha iniziato la sua carriera e gli hanno detto tu stai a guardare nel computer, perfetto, allora incomincia a guardare in quel computer lì, tirami fuori tutti i dati, comincia a guardare quello, poi sono arrivati i telefonini, comincia a prendere i telefonini, insomma ci siamo evoluti, no? Facciamo il nostro lavoro e poi alla sera ci mettiamo nella cantina e facciamo l'esperto forense, no? Pian pianino così. Qualcuno di questi è riuscito anche a trasformarlo in attività, no? Qui abbiamo Mattia Epifani, che è uno che cerca di camparci dalla mattina alla sera con i telefonini e che questa sera vi racconterà
di come si combatte con i telefonini e come si combatte con la telefonia mobile. Ma comunque l'esperto forense è un poveretto che ha poco budget e deve comunque accontentare sempre il suo cliente. Quindi esistono sì meccanismi fantastici, stupendi, per poter fare delle decrittazioni chiedendo anche al microprocessore come si chiama, ma la realtà delle cose è che io sono qui, mi arriva un telefonino bloccato e devo entrarci. Che devo fare? La prima cosa che fa, ed è anche il primo tentativo che si fa un attacco con proviamo la password. Ovvero, quando è nato il signore, quanti tipi di caratteri utilizza? Incominciamo con le date di nascita. So che fa sorridere, ma un buon 30% delle volte è la data di nascita, magari anche invertita, e avete delle possibilità da fare. E sostanzialmente l'attività che fa il famigerato esperto forense giù nella sua cantina è le provo un po' tutte. Con Android siamo anche abbastanza tranquilli, perché? Perché dopo 5 tentativi errati il sistema vi rallenta un pochettino, no? Adesso con la 7, dipende molto dagli Android, dalla versione di Android, e si arriva fino a 140, a un certo punto vi dice adesso amico mio aspetti un giorno, no? Aspetti un giorno, chiaramente io mi sono fermato già dopo 30 minuti perché ho provato le 4 password, ho detto ok basta. In realtà una volta che voi avete fatto i 140 potete usare la tecnica che Davide Caprini mi ha insegnato anni fa, no? Guardando un dispositivo, ha detto se in un dispositivo non sai come trovare la password, trova un modo per poter provare a infinite volte quella password. Ed è un'idea che funziona, e quindi noi che cosa facciamo? Una pazzia. Riflashiamo all'interno il sistema operativo. Quando voi riflashiate non fate altro, se lo potete fare poi, ci sono anche quelle problematiche, non fate altro che resettare tutti i contatori che ci sono dentro, e a quel punto eventualmente avete un altro tot numero di volte la possibilità di riprovare il codice PIN. Non succede niente alla partizione utente, nel senso criptata è, non cambia assolutamente nulla, non è che correte il rischio di distruggere qualcosa. Nell'ambito forense, ve lo dico a sincera verità, c'è sempre un discorso, quanto guadagno e quanto mi costa. Quindi dopo 4-5 tentativi, ok, noi siamo a posto così. Non c'è, scusi, dottoressa, non si può fare. Ok? La verità è quella. Mi dia il codice PIN in qualche altro modo. Oppure ci si va, diciamo... Oppure si va da chi dice di poter fare delle cose in più, ma lì bisogna pagare un pochettino di più e io sono sempre in una cantina. No? Oppure fate i chip off, no? Può anche succedere che uno va a fare un chip off e trova un telefono così economico che non c'era neanche il chip di memoria, per dirvi, no? Se una chiave è rimasta vincolata nell'hardware, sì. Sì. Perché comunque io non devo craccare il PIN da 4 cifre, devo craccare, sì, una chiave che è rimasta là dentro. È una chiave, diciamo che sì, in realtà è una chiave che tu nel mondo Android puoi avere, soltanto che ce l'hai offuscata e non c'è la possibilità di averla in chiaro. Il problema è quello, perché comunque in Android le chiavi ci sono, ma sono offuscate, e quando sono offuscate c'è poco da fare. Purtroppo sì, però ci sono delle cose molto interessanti, perché Android è un mondo variegato. Il discorso della criptazione è di default dal 7 in poi. Okay? E chi ha fatto un aggiornamento dalla 5 alla 7, ad esempio, di Android, e la 5 non era di default criptata, e quindi la 7, se è stato fatto un aggiornamento, non è criptata. Quindi non sempre i dispositivi sono criptati anche se hanno una 7. Bisogna vedere un attimo com'è la storia del dispositivo. Okay? Comunque, questo qui, quello che vi ho raccontato fino adesso, sì, erano le cose, ma potete leggere un sacco di cose. È più interessante invece il discorso della criptazione in modalità di tipo file, no? Se puoi andare avanti. Che è la cosa, vai un po', vai pure. Andiamo ancora avanti.
Ok, che è la cosa più interessante, perché di documentazione ce n'è veramente poca e quella che c'è, secondo me, non mi soddisfa. Ok? Cerchiamo di capire il concetto generale. Allora, la file encryption, ovvero non c'è più una criptazione a livello di blocco. Ok? Se fate finta che la memoria di un telefonino, effettivamente è quasi uguale, è quella di un hard disk con blocchi da 512, non parliamo più di blocchi criptati, ma parliamo di file. Quindi c'è il sistema operativo che va in qualche maniera a criptare i file. Come può farlo? Innanzitutto c'è un must, ci deve essere ext4, perché viene utilizzata una funzione di criptazione di ext4. L'idea qual è? Non si sono inventati nulla, perché hanno copiato un po' iOS. L'idea è molto semplice. Quando accendo il telefonino, c'è una chiave che è una chiave che viene utilizzata in un processo, che è subito disponibile. Nel momento in cui sblocco il telefonino, c'è un'ulteriore chiave che è disponibile. È un po' molto come iOS. I file che sono criptati con una chiave che è subito disponibile sono subito accessibili. Quelli che invece non sono criptati con quella chiave non sono disponibili, quindi l'accesso è negato. Quindi quando voi accendete il telefonino e viene utilizzata questo tipo di criptazione, alcuni file sono già aperti. La domanda è, e quali sono i file che sono già aperti? Mi verrebbe da rispondere, quelli inutili. Perché l'idea qual è stata? E secondo me l'idea di questo tipo di criptazione l'ha avuto uno sviluppatore che stava sviluppando la parte di encryption a livello di blocco, che una mattina è arrivato tardi in ufficio. Perché cosa è successo? Come tutti utilizza la sveglia sul telefono, alla notte quello è andato in crash, il telefonino è ripartito, si è bloccato prima perché era criptato e quindi chiedeva immediatamente la password, e quindi quello la sveglia non l'ha sentita. Adesso, se aveste questo tipo di telefonino che ha questo tipo di criptazione, ve ne accorgete perché lo accendete, quello parte subito, non vi dice niente, a un certo punto vi chiede la schermata del PIN dopo un po'. Voi non fate niente, a un certo punto, se andate a vedere, la SIM sta prendendo segnale, potete anche ricevere delle telefonate e la sveglia funziona. Quindi potete stare tranquilli. Questa modalità, tra l'altro, di partenza si chiama Direct Boot. Viene chiamata in questa maniera qua. Sostanzialmente il telefonino è quasi pronto per alcune funzioni vitali. Torniamo a noi. Queste famigerate chiavi. Allora, come funziona il discorso della criptazione del file? In iOS il file viene criptato con una password, che viene offuscata e viene messo dentro nei metadata del file system. A quel punto, successivamente, il metadata viene criptato. Invece, su Android è ancora più simpatico, perché la criptazione del file viene fatta prendendo quella chiave che è attiva ad un certo punto, che può essere o prima di mettere il codice di sblocco o dopo. Viene presa quella chiave, viene fatta una criptazione prendendo un algoritmo e buttando dentro quella chiave e un numero univoco assegnato a quel file, un nonce. In questa maniera si crea una chiave di criptazione che viene usata per criptare il file. Una volta che il file è criptato, quella chiave che ha criptato il file non viene più usata. Quindi, quando io devo decriptare il file, devo avere prima quella famosa chiave, che può essere o prima del codice di sblocco o dopo il codice di sblocco, e poi andare nell'inode del file e recuperarmi questo numero, questo nuance, questo numero che viene assegnato a quel file. In questa maniera il sistema può decriptare il file. Quindi il tutto è legato alla disponibilità di queste chiavi, se sono disponibili o meno. Se sono disponibili posso recuperare il mio file, il mio contenuto, altrimenti no.
Ok? Poi nelle slide qui che ho fatto in maniera spartana c'è scritto un po' di più, ci sono scritti anche poi i contenitori, ma il concetto principale è questo: avere la possibilità di poter accedere a questa chiave che poi mi consente di criptare oppure decriptare in maniera, diciamo, veloce al volo il mio file. Sai che l'ho fatta un po' lunga. Basta, non dico più niente, se avete delle domande. Ma se volete, sì, se vuoi, vediamo se avevo aggiunto qualcos'altro. Ok, sì, questi sono i due contenitori dove sostanzialmente stanno le chiavi, quelle che sono disponibili immediatamente quando il telefono viene acceso, stanno all'interno di questo contenitore che si chiama CE, DE, mentre quelle normalmente contenute quando, diciamo, utilizzabili quando il telefono è sbloccato, stanno all'interno del contenitore CE. È molto semplice. Quando i due contenitori sono aperti, io posso andare a recuperarmi queste chiavi che mi consentono di fare un giro per decriptare il file. In questa maniera i file, se vengono presi da un X4 con l'estensione per la crittografia e messi su un altro dispositivo, quindi su un dispositivo tipo una chiavetta, per dire, non sono più recuperabili. Perché comunque non è un discorso come con iOS che la password era comunque scritta all'interno del file. In questo caso qua no. Qui non recupero assolutamente nulla, perché sono legato comunque al mio dispositivo. Quindi anche in questo caso qui la tecnica del chip off funziona per modo di dire. Ok? Sì, allora, l'hanno copiata e l'hanno chiamata Trusted Zone, anche perché nel Secure Enclave c'è un unico fornitore che è Apple, e mentre da altre parti abbiamo delle persone che ci mettono, delle case che mettono dentro un processore apposito, alcune che invece virtualizzano il processore. Ci sono diversi meccanismi, quindi è un discorso abbastanza, con Android è un discorso abbastanza complicato e ogni dispositivo sostanzialmente unico. Quando avete a che fare con un Android non è poi così facile. Stasera Mattia ve lo richiederà. Se devo dire la verità, tra un iOS e un Android criptato è molto più facile con l'iOS, perché se il malcapitato o l'accusato mi dà il codice PIN, con l'iOS tiro fuori quasi tutto, sono quasi convinto di tirar fuori tutto. Con Android no, perché? Perché comunque io non ho un meccanismo di fare un backup di tutte le app all'interno. Posso utilizzare il suo meccanismo di backup, ma alcune informazioni non me le tira fuori, soprattutto la cosa che interessa a noi, le app di messaggistica che non vengono comunque backupate, non vengono toccate, facendo un backup, diciamo, classico. E anche con i dispositivi mirabolanti come Lufed & Company, su questi dispositivi qui non si fa assolutamente nulla, a meno che il dispositivo non sia rottato. Se è rottato, un altro paio di maniche, lì mi posso portare fuori, mi tiro fuori il mondo a mano, senza perdermi tanto. Comunque, questa criptazione è stata una cosa molto forte per chi fa forensics ed è veramente un problema. Lo era prima, ma prima si bypassava tranquillamente quasi, però c'era buone possibilità utilizzando la recovery e buttando dentro una recovery e da quella poter fare una copia fisica. Fatta la copia fisica eravamo a posto, perché quella la potevi dare in pasto a qualsiasi software. Non potendo fare più questo giochetto, perché in alcuni casi se mi faccio un dump fisico ho un dump criptato. Con un dump criptato non faccio assolutamente nulla. Ricordo che nel mondo forense, se qualcosa è criptato e voi fate una copia fisica, ottenete una copia criptata. Questa è una cosa molto importante da capire, che per alcuni questo concetto ancora non vale. Quindi stasera Mattia vi racconterà fantastiche cose e io chiudo qui, perché erano 15 slide, le ho allungate abbastanza, ok? Ciao a tutti.
prego. Ne ho fatto uno l'altro giorno. Ho fatto il mio terzo chip-off nella mia vita. Ti racconto la scena, ti racconto questo perché alla fine non si è fatto niente. Allora, era un telefono, era un Nokia, di quelli di questi ultimi, di ultima generazione che hanno fatto, che aveva una caratteristica. Gli avevano tolto l'etichetta, quindi non sapevamo il modello, non si sapeva assolutamente nulla. Dalle foto in internet avevamo trovato che era un modello abbastanza scarso. Perfetto, sicuramente con il suo piccolo sistema operativo, quindi non aveva un Android, non aveva assolutamente nulla, no? Quindi siamo andati in laboratorio, il signore vestito di bianco, io dietro a fare le fotografie, perché mi interessava, e abbiamo aperto la componentistica, e abbiamo aperto tutto, perché noi l'idea era questa, andiamo a prendere il socket di memoria, lo tiriamo fuori e lo andiamo a leggere con un lettore. Una cosa molto semplice. Peccato che era un modello così scarso che non c'era il chip di memoria. Aveva soltanto il processore MediaTek con un minimo di memoria che non abbiamo potuto leggere perché non avevano lo zoccolo per quel tipo di processore, perché a me interessava l'email, no? Perché avendo tolto l'etichetta che non c'era, ci interessava almeno l'email, quindi quello l'abbiamo perso. E aveva un altro chip che era il coprocessore per la parte telefonica, e mancava proprio la memoria. Comunque l'attività è molto semplice, si prende, si smonta, si toglie lo zoccoletto, si mette dentro il chip e si fa la lettura del chip, se va bene. Lì non abbiamo neanche la soddisfazione, eh? Sì, neanche da, proprio veniva smontato, neanche da collegarsi. Prego. Sì, non... ma allora io non ho mai avuto la possibilità di analizzarlo. Non so se Mattia eventualmente ci ha già messo le mani, dico sincera verità. Certo. Certo. Non è semplice. È vero, è vero. È vero anche questo. C'è quel 10% che però si frega perché spesso e volentieri lasciano un backup, sto parlando quando abbiamo gli iOS, sul portatile. E un backup è come un'acquisizione fisica, è un'acquisizione. Il cloud, sì, lì c'è il cloud, lì però sai, quando si tratta di recuperare le informazioni dell'accesso, lì c'è l'autorità giudiziaria, quindi... Certo. Sì, 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 naturalmente, quando fate un'analisi, perché fate l'analisi su questo genere di cose, e magari scoprite un file con delle password, che non vi venga in mente di andare nel cloud o di andare a fare dei tentativi per vedere se riuscite ad aprire
diciamo, gli account dell'indagato, mi raccomando, no? Che non passi mai questo discorso che recuperiamo le password e poi andiamo a fare dei test, perché è una cosa che non si deve fare, è una cosa pericolosa da non fare. Comunque siamo degli esseri umani, chi fa forensics... Scheldemund, è certo. Avete installato. Sì, ci sono. Certo, certo. Sì, a volte si arriva al risultato finale con anche con un po' di fortuna e di astuzia. L'esperienza conta molto in questo settore. Più attività si fanno, più si va a sbattere la testa e più si impara. Bisogna dire che partire e fare attività da anni è un grande passo avanti. Quindi il mio consiglio è, se volete fare questa attività, se volete fare questa vita, prima cercate di avere un lavoro fisso da qualche altra parte, no? E tenetevelo. Sì, aspettate un pochettino, perché io penso che, siccome io, come sia anche Davide, un po' più diverso, e Mattia, facciamo questa attività qui con passione, no? Se a noi piace. Perché? Perché piace trovare una soluzione a delle problematiche, perché questi sono i problemi. Passiamo delle nottate a cercare di capire come si può fare per entrare su un telefono, no? Magari il 70% delle volte non si può fare, ma quel 10-20% che va bene ripaga di tutti i sacrifici fatti, no? Perché il mercato italiano su questo genere di cose non paga assolutamente. Purtroppo è una realtà così. Prego. Ma le volte sono ingredizzate, aggiungono qualche difficoltà? No, aggiungono soltanto una gran porcheria di roba. Di solito, casomai, aggiungono delle backdoor, se devo dirti la sincerità, però in realtà no. In realtà no. Non aggiungono complessità. Anche perché le app sono quelle, i sistemi sono quelli, vengono soltanto messe su delle cose in più, ma difficilmente va ad aumentare, diciamo, l'impossibilità di fare determinate cose. Prego. Sì, non c'è problema. Prego, prego. Stai parlando di un telefono? No, lì è un discorso diverso, perché stiamo parlando di un hard disk. Probabilmente hanno aggiunto qualcosa sul controller a livello proprio fisico dentro nel controller, no? Che magari è legato alla, si lega alla password dell'utente. Quindi da questo punto di vista sì, è fattibile questa cosa qua. Sì, stiamo parlando però di un'altra cosina. Sì, fattibile. Ah, sul controller, fino a qualche anno fa, quando avevamo degli hard disk danneggiati, scusate, se avevamo degli hard disk che magari si erano rotti dentro dei dischi, no? Allora c'erano due possibilità: o lo smontavi e cercavi di cambiare i piatti portandoli da una parte e dall'altra, c'erano dei pazzi che l'hanno fatto a casa, oppure facevi una cosa semplice: se pensavi che fosse la componente elettronica, scambiavi la componente elettronica. Con i primi hard disk si poteva fare tranquillamente, poi con il tempo hanno legato il controller ha delle informazioni dentro nei dischi e il giochetto purtroppo non funziona più. È un peccato, perché in un paio di occasioni sono riuscito a far ripartire degli hard disk. C'è poco da fare. Prego. Invece lo scopo del controller. Sì. Dipende.
Allora, faccio un piccolo esempio, no? Se tu lo fai con un Huawei, no? Se lo fai con Fast Zoom e con Fast Boot, scusate, ti dice, nel momento in cui lanci il comando, ti dice: attento amico mio, perché ti ho formato tutti i dati. Io ho provato ed è vero. Raga, era il telefono di un collega che dovevamo sacrificare. Nel caso invece tu lo faccia dall'interfaccia all'interno, questo vale per gli Huawei, vale anche per i Samsung, già fatto più volte, se tu lo fai dall'interfaccia, fai lo sblocco del bootloader e non c'è nessun problema, non ti cancella assolutamente nulla. Sì, sostanzialmente lo fa. E se lo fa, te lo dice. Per fortuna. Sì, è una cosa pensata per... Sì, ma torno a ripeterti. Quella era una bella cosa che adesso che sono... non guardiamo più, sai. Purtroppo, nel momento in cui il dispositivo è criptato... Vabbè. E i nuovi telefoni sono tutti quanti default criptati. Prego. Niente. Altri? No. E allora, il produttore di telefono, guarda, parliamo di iOS, lì ti sei già risposto. In realtà no, perché anche lo stesso ragionamento che fa Apple dice, no? Apple ha fatto un meccanismo di criptazione che è legata al passcode, che loro sono diversi, si chiama passcode, non password, passcode. In maniera tale che loro non ti dicono, no, noi non ce la facciamo a darti nulla, perché? Perché è tutto legato al passcode. In realtà, qualcosina riescono a dartela, un 10% di quello che è, perché non tutti i file sono criptati utilizzando la password dell'utente. È chiaro che se io sono un fornitore di telefoni e ti vendo un telefono sicuro, non ti verrò mai a dire, sì, però sai, se me lo chiedi l'FBI, in qualche maniera noi gli diamo dei dati, no? Perché altrimenti nessuno comprerebbe il mio prodotto, quindi... C'è un discorso anche di commerciale, ma poi c'è un discorso che se tu leghi la criptazione al tuo codice, c'è poco da fare. L'ideale sarebbe avere dei codici lunghi, però sappiamo tutti quanti che no, 4, 6 al massimo. Poi possiamo giocare con il lock. Beh, adesso col... Adesso ragazzi... Con le fotografie, e altro ci possiamo sbizzarrire per il discorso del... Ma poi c'è un'azienda che la conoscete tutti, anzi, sono due aziende, tra l'altro volevo chiedere a Mattia, no? Visto che la Cellbright ha sempre sfruttato un bug della porta che chiamiamo USB degli iPhone, fino alla 11, diciamo, alla 11.3 se non sbaglio, riuscivano ad aprire gli iPhone. Adesso che la porta è stata disabilitata se non messo il passcode, che cosa possiamo fare? Possiamo andare ancora alla Cellbright e dire scusate, me l'ho sbloccato, oppure abbiamo finito? Va bene, ci vediamo stasera allora. Ciao.